È bufera sul Movimento 5 Stelle per il caso Di Quarto, dopo l'inchiesta per voto di scambio in favore dei clan camorristici nel comune del Napoletano. Il PD manifesta in Consiglio Comunale e chiede le dimissioni della sindaca del Movimento 5 Stelle. Dal blog Grillo risponde: il voto delle mafie ci fa schifo, bussano alla nostra porta, ma noi gliela sbattiamo in faccia. Il servizio di Monica Giandotti. È stato un consiglio comunale pieno di momenti concitati, quello di oggi a Quarto, con il PD che ha manifestato mentre l'assemblea era in corso. Dalle indagini della direzione distrettuale antimafia sull'ex consigliere Grillino De Robbio emergerebbero contatti con la camorra, nonostante il movimento abbia espulso il consigliere il 14 dicembre, prima del termine delle indagini. Il PD oggi chiede le dimissioni del primo cittadino. Noi chiediamo che il sindaco prima di subito si dimetta, pensiamo che è già in fortissimo ritardo. Io quando ho letto ieri il post di Grillo sono balzata alla sedia, cioè Grillo in sostanza riconosce che c'è stato un inquinamento camorristico, perché dice sì, ci sono stati dei voti inquinati, però non sono stati determinanti, come se l'onestà fosse una questione di matematica. Rosa Capuozzo, colta dal lieve malore e costretta ad abbandonare temporaneamente il consiglio, ha chiuso l'assemblea con parole dure, si vergogna, ha detto: chi sta strumentalizzando questa vicenda con il solo obiettivo di fare opposizione? Io non mi dimetto. Per il momento i 5 Stelle difendono il sindaco e chiedono la sua audizione in commissione antimafia, cosicché, sottolineano in una nota, tutto possa essere chiarito. Oggi Grillo torna sulla vicenda. I voti della mafia ci fanno schifo, scrive sul blog. Le mafie tentano da sempre di salire sul carro del vincitore, ma a Quarto gli abbiamo chiuso le porte in faccia. In queste ore di contatti febbrili, però, si starebbe ragionando anche su soluzioni alternative, compresa quella delle dimissioni del primo cittadino. Alla riunione di ieri, per valutare la possibilità di chiedere al sindaco di fare un passo indietro, è seguita la decisione di mantenere per il momento un basso profilo in attesa dello sviluppo delle indagini, un'attesa che però rischia di incrinare quell'immagine da duri e puri rivendicata dai grillini fino ad oggi. La nostra diversità è che noi interveniamo in maniera anche preventiva e poi valutiamo di fatto nel merito le situazioni. Possibile che in questa vicenda non abbiate nulla da recriminarvi? Assolutamente no, nel senso che nel momento in cui le questioni vengono alla luce e sicuramente le segnalazioni interne e la distanza rispetto al Movimento 5 Stelle di quel consigliere sono state ben segnalate e ha funzionato il sistema preventivo della rete in questo caso.